Se baracchi. Eccoci qua, cari amici, sono prontissima per questa intervista bomba e state per ascoltare un'intervista che ho appunto fatto qualche giorno fa a una grandissimissimissima donna, una grande artista che è Big Mama. Inizierei immediatamente con il famosissimo monologo che lei ha fatto alle Iene. Uno dei primi complimenti che ho ricevuto è stato: sei una ragazzina eppure hai scritto un pezzo che spacca. Ci ho messo un po' a capire che fosse un complimento a metà. Era sempre così, mi dicevano che spaccavo, nonostante fossi una donna. Perché quando una donna spacca, la sua voce non è più uno strumento, è un megafono. Il suo corpo non è più un oggetto, è un manifesto. La sua carriera non è più un gioco, diventa politica. Mi chiedo, quando inizieranno a capire che le donne spaccano e basta? Per la serata più potente del mio Sanremo ho scritto questa barra. Sono una donna che spacca, fa strano? Perché non c'è sensazione più brutta di sentirsi soli. E io l'ho provata per una vita intera. Essere attaccata, derisa, aggredita, violentata, per poi sentirsi profondamente sporca eppure in colpa. Ero stanca. La mia voce doveva essere ascoltata, doveva accompagnare, doveva prendere la mano e portare chi era all'ascolto verso la consapevolezza. Nel mio piccolo penso di esserci riuscita. Ricorda, quando parli sei pericolosa e non puoi essere controllata e posseduta. Sono una donna che spacca, fa strano? È una frase che se la pronuncio ora mi fa pensare solo ad una gioia immensa. Lì, su un palco, insieme ad altre ragazze, mi sono sentita fortissima, come la voce delle donne unite. Siate scomode, date fastidio, ribellatevi, dite di no, denunciate. Prendete la paura e trasformatela in qualcosa che può spaccare il mondo a metà. Parlo ma senza cravatta, fa strano? Non fa strano per niente, perché lei è veramente una donna che spacca. Marianna Mammone, in arte Big Mama, ha spaccato tutto, è qui con noi. Ciao Big Mama. Ciao, ciao. Che bello averti qui, guarda, per me è veramente... Tu sei l'esempio vivente di messaggi potentissimi. Tutti contenuti nel tuo album Sangue, uscito non a caso l'8 marzo del 2024, giusto? Sì, sì, grazie mille per i complimenti, grazie. Ma è vero, te li meriti tutti, sei veramente... Credo che tanta gente attraverso di te ha vinto, perché ha iniziato a capire che non ci si deve abbattere, ma si deve sempre trovare la forza e vincere, sognando, giusto? Ma ci provo. Diciamo che è un traguardo molto difficile, ma sicuramente ce la sto mettendo tutta, speriamo. Beh, insomma, tu sei giovanissima e hai avuto dei momenti veramente bui, hai rappresentato davanti a tantissimi giovani e davanti alle Nazioni Unite il tuo messaggio di forza, no? Di rinascita. La rabbia non ti basta, sbarca nel palazzo di vetro, la prima volta di Big Mama nel tempio della diplomazia mondiale. Più emozionata che salire sul palco dell'Ariston? Sono due emozioni proprio diverse, però sono, penso si veda, sono davvero emozionata. È la primissima volta per me a New York ed è, cioè, la prima volta è sempre bellissima. My name is Marianna. Reduce dai successi di Sanremo, Big Mama denuncia il bullismo e lancia un messaggio di body positive nella sala dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ad ascoltarla, 2000 liceali venuti da tutto il mondo. Racconta la sua storia, che è la storia di tanti. La gente mi giudicava ancora prima di parlarmi. Ma per me è fondamentale avere un messaggio forte, soprattutto per ragazzi giovani come me. E quindi ci tengo tantissimo a spiegare un po' quella che è la mia storia, per far capire quanto sia importante credere nei propri sogni, a prescindere da chi si è e da dove si viene. Che emozione è stata quella? Ma è stata un'emozione fortissima e un grandissimo traguardo personale. Diciamo che è sempre bello poter parlare della propria storia e fare in modo che magari la propria storia possa diventare in qualche modo una sorta di esempio per gli altri, soprattutto quando si parla di ragazzi, no? Di persone che stanno vivendo magari ciò che ho vissuto io, ed è molto bello riuscire a comunicare il fatto che qualsiasi cosa succeda nella vita si può sempre andare oltre, si deve soprattutto sempre credere in se stessi, bisogna sempre credere nelle proprie possibilità a prescindere da quello che dicono gli altri. Questa è una lezione che io
ho purtroppo imparato dopo tanti anni di vita, nel senso, vabbè, non tantissimi, comunque sono del 2000, però intensi. Sicuramente ci ho messo un po', certo. Ci ho messo un po' perché mi sono sempre fatta schiacciare dalle parole degli altri e a un certo punto ho detto basta. Brava, e l'hai detto forte e chiaro ed è arrivato un messaggio veramente pazzesco. Non a caso infatti tu dovevi inizialmente partecipare a Sanremo Giovani quest'anno e invece Amadeus ti ha subito boom messa sul palco dei big. Che cosa hai provato quando hai saputo questo? Ma è stata un'emozione fortissima, io non sapevo nulla, ma davvero niente, quindi per me è stata, mi hanno solo detto guarda la televisione, io sono intelligente e mi sono fatta un video perché ho detto se vedi voi guardare la televisione a quell'orario forse è successo qualcosa, e sinceramente non me l'aspettavo, cioè non pensavo che mi potesse succedere un qualcosa di così bello in questo periodo, e infatti sono felicissima e soprattutto sono felicissima del fatto che qualcuno si stia preoccupando e occupando di queste tematiche e quindi cerchi di portarle su un palco così tanto visibile, no? Così tanto importante, e questa cosa mi rende felice perché ovviamente io posso parlare di tutto ciò che voglio, dico quello che voglio, cerco di arrivare dritta al punto, però effettivamente devo avere una mano da parte di persone che mi possono permettere di portare la mia voce più in alto possibile, quindi è stata veramente la migliore notizia della mia vita a mani basse. Che bello, che poi invece l'anno prima era stato un po' un momento buio perché non eri stata invece presa, no? A Sanremo Giovani, e per te è stato un momento di down di nuovo. Scusami, no, ti ho perso all'ultimo, scusa. No, dico, l'anno prima invece c'era stato un momento di nuovo un po' di oscurità, sempre legata a Sanremo. Ecco, no. che facevo meglio ad averti persa all'ultimo. Diciamo che per me non è stato un bel momento. Io sono una persona che crede tantissimo nelle proprie potenzialità e per me è stato un po' un colpo scuro, come si dice dalle mie parti, nel senso che mi aspettavo l'anno scorso comunque di avere il, diciamo, successo in quel percorso lì perché avevo provato Sanremo Giovani, ma non era il mio anno e bah, fortunatamente la vita mi ha comunque sorriso e anche questo è un esempio di, che è un esempio per me stessa, cioè è stato un grandissimo esempio per me stessa, si chiude una porta si apre un portone, quindi davvero di non abbattersi mai perché quando le cose devono succedere succedono e quando le vuoi te le puoi prendere. Brava, e tu lo dici a tutti i giovani, tu dici non dovete smettere di sognare, qualsiasi sia il vostro sogno, vi piace truccare, vi piace pettinare, vi piace cucinare, volete fare l'avvocato, volete fare il medico, qualsiasi cosa volete fare, ci dovete credere, questo è il tuo messaggio, vero? Certo, ovviamente io porto un esempio artistico che si basa soprattutto sulla musica, sulla televisione in generale, ma ci tengo sempre a specificare che io parlo di tutti i sogni perché tutti sono sogni, ci sono persone che amano fare tantissime cose e magari si sentono avviliti, pensano di non poter arrivare a dei risultati. Secondo me credere significa proprio cercare di cambiare la propria vita in meglio, indipendentemente da ciò che vuoi fare, se vuoi appunto vuoi fare l'artista, il medico, il macellaio, qualsiasi cosa, l'importante è sempre raggiungere ciò che vuoi fare e nel caso in cui le persone magari possono anche non riuscire, non abbassarsi, cercare di fare sempre e comunque qualcosa che ti renda felice. Esatto, se ce l'hai fatta tu ce la possono fare tutti, questo è l'altro messaggio potentissimo che hai voluto portare sul palco dell'Ariston con La rabbia non ti basta, dedicata alla Marianna Bambina con la quale adesso sei in pace, vero? Perché lei da tutte le sofferenze che hai subito di bullismo, di violenza psicologica, poi ho letto che sei stata anche violentata, tu ne hai subite di ogni tipo e di ogni colore, anche la malattia che hai dovuto affrontare, tutto questo bagaglio di sofferenza è diventata la tua forza. Ma mi ha aiutato a diventare la donna con la D maiuscola che sono oggi, quindi non tutti i mali vengono per nuocere, questo lo dico sempre, alla fine se non avessi avuto una vita così tanto tormentata, e mi permetto di utilizzare questo termine, probabilmente ad oggi starei facendo altro, no? Non avrei sentito quella necessità di scrivere, quella necessità di parlare con le persone, no? Certo. Di parlare a me stessa in primis, magari starei facendo completamente altro, quindi oggi sono la donna che sono per ciò che mi è successo, il fatto è che sono stata capace di trasformare quelle energie negative in positive, quindi il messaggio è sempre quello, cioè cercare di non farsi abbattere da ciò che ti
succede e andare sempre avanti. Quello è ciò che ho provato a fare, no? Per quando la mia vita fosse in una sorta di bolla buia, no? Non vedevo la luce. Nella mia testa c'era sempre quel barlume, no? C'era sempre quel io secondo me ce la posso fare, io ce la devo fare. Piano piano quella luce diventava sempre più grande, fino a spegnere completamente il buio. Che bello. E poi la musica è stata la tua medicina, la tua salvezza, il tuo sfogo, e adesso dalle tue esperienze intime, personali, è diventato un messaggio collettivo che abbraccia le problematiche di ogni genere, anche scomode, con coraggio, con ironia, con forza, con il tuo modo di rappare, con modi, anche melodie musicali diverse, perché tu in ogni pezzo di questo album Sangue in qualche maniera lo timbri in modi differenti e gli dai un peso diverso, e affrontano argomenti dal bullismo, dalla violenza psicologica, dal femminismo, dal male che ti può fare lo sguardo anche solo di una persona, per esempio in malocchio, alla libertà sessuale, cioè veramente alla malattia, per poi arrivare al disco che dobbiamo oggi presentare per chi ancora non l'avesse sentito, che si chiama 100 occhi, che affronta un altro problema molto importante. 100 occhi affronta un bel problema che è diventato protagonista, diciamo, nella mia ultima fase di vita attuale, che è il catcalling, no? Il non sentirsi liberi di poter vivere la propria vita, di camminare per la strada e andare a comprare il latte, no? Mm-hmm. Perché devi sempre avere magari gli occhi addosso, fischi, commenti, a volte anche mani addosso. Mm-hmm. Questa cosa purtroppo nell'ultimo periodo mi è capitata spesso, e quindi sentivo proprio la necessità di sfogarmi al riguardo. Io amo la mia libertà, amo la libertà degli altri. Io non cerco mai di intralciare la libertà degli altri, e voglio che le altre persone facciano lo stesso con me, e in questo caso purtroppo non è mai così. Mi sento sempre privata della mia libertà di essere una persona e di fare cose da persona normale. E quindi l'ho voluta, diciamo, sfogare in un pezzo che secondo me è molto carino. Ma sai adesso che facciamo noi? Ce lo ascoltiamo e ci vediamo anche il videoclip, quindi visto che è tutto tuo, adesso lo annunci tu. Io in realtà ho anche preso le tue parole che hai scritto sui tuoi social network, se vuoi l'ho fatta leggere dalla voce di Claudia Marciano, il tuo post che hai scritto proprio per presentarlo, quindi se vuoi facciamo sentire le tue testuali parole scritte sui tuoi social network, oppure me ne puoi introdurre tu, come preferisci. Ah, per me è uguale, puoi far sentire magari le parole del post e poi dici tu. Lo annuncio io in maniera radiofonica. Dai, allora sentiamoci le parole che appunto tu scrivi su Instagram, vai. 100 occhi è un pezzo molto sentito, l'ho scritto perché avevo raggiunto il mio limite di sopportazione. Ve la voglio far semplice. Immaginate di tornare a casa, magari dopo una giornata di lavoro, magari con la solita tuta e le cuffiette, uscire dalla metro e iniziare a sentire fischi, avanza, percepire sguardi, 100 occhi addosso, ammiccamenti, dover aumentare il passo, il battito, poi correre, essere inseguita, guardata, usata, privata di ogni libertà. Ormai è routine. È una voce che urla, l'ansia che torna, una vita che brucia, una donna che ingombra, ma qui la fiducia è nascosta nell'ombra, il tuo occhio sotto la mia gonna. 100 occhi è un invito a darmi la mano e vivere con me queste sensazioni, fare un tuffo nel mio mondo in cui spesso perdo la mia stessa libertà di vivere. Per me è bellissimo poter condividere con voi un video così forte e portarvi in giro al centro di Los Angeles con me. È sempre stato un mio sogno visitarla, è tutto incredibile, le ville, le palme, il mare, il deserto. Peccato per i fischi, ma che palle quei fischi che mi fai. Eccole qua, forti e chiare queste parole. A Los Angeles avete girato il video con un Carlino fantastico, ma è il tuo cane quello? No, magari, in realtà allora c'è questa storia incredibile, no? Che è legata al cane. Io sono sempre stata fissatissima per i Carlini, li amo. E quando ho saputo che non ero passata alla selezione di Sanremo Giovani quest'anno, perché Amadeus aveva dei piani più grandi per me, ma io non lo sapevo, ho passato un altro periodo un po' di buio, e quindi ho detto basta, adesso contatto un allevamento e prendo un cane. L'ho fatto, quindi sto solo aspettando che arrivi. Ah, arriverà. E come si chiamerà? Già lo sai o lo devi decidere quando lo vedi?
Certo che lo so, si chiamerà Lord Carlo Aurelio. No, vabbè, fantastico! Sì. Senti, allora annuncia il videoclip di questo pezzo pazzesco. E adesso, dal suo ultimo album Sangue, con 100 occhi, Big Mama. Eccoci qua, 100 occhi, Big Mama, ragazzi, un pezzo pazzesco sul catcalling, ragazzi, tutti noi, tutte noi lo abbiamo senza dubbio subito. E tu che fai? Prendi per mano l'aguzzino rompipalle, vogliamo dirlo così, e lo porti al centro della città per fargli un po' capire, anche in modo ironico, no? Sì. Guarda un Beh, po'. Io in realtà ho un'ottima traduzione per questa cosa, no? Io ho tre fratelli maschi e spesso mi chiedono quale sia la sensazione provata durante il catcalling. Io rispondo sempre nello stesso modo. Immagina di essere per la strada, da solo, magari anche buio, e arriva da te un uomo alto 2 metri, che pesa tipo 120 kg di muscoli, ti guardi e ti dice: vuoi fare a botte? Quella è la sensazione. Ecco, capito, bei maschietti all'ascolto? Ecco, questo è quello che subiamo noi. Anche solo uno si avvicina senza la nostra autorizzazione, più di un tot della serie, tenete le distanze, no? Giusto? Beh, più che altro rispettate le persone. Esatto, rispettate le persone. Senti, tu ci sono stati dei momenti importantissimi in cui ti sei tolta un sacco di sassolini, no? Anche sul palco dell'Ariston, la prima serata ti abbiamo vista super commossa. Anche lì c'è qualche idiota che si è permesso di fare del body shaming su di te, che è stato subito ripreso. Ma tu, insomma, ormai sai come reagire a queste cose e lo vuoi insegnare agli altri. Ma guarda, allora la cosa che mi ha colpito di più di Sanremo, quindi proprio del palco che ho potuto avere, è il fatto che il giorno prima dell'esibizione, se qualcuno magari postava delle foto mie scrivendo delle cose, diciamo, cattive nei miei confronti, i commenti non erano così tanto animati, ecco. Dal giorno dopo la mia esibizione c'era un sacco di gente che mi difendeva, perché era gente che non si sentiva più da sola, voleva unire la propria voce alla mia, unirsi, diciamo, in questa battaglia per la libertà di essere, e tantissime persone si sono ribellate proprio ai commenti negativi. Io dico sempre, non fare caso ai commenti che arrivano non è difficile, di più, è difficilissimo. Semplicemente io la penso sempre così: quando una persona posta una mia foto, no? Magari uno screen preso dall'esibizione del palco di Sanremo, e scrive sopra un, non lo so, ma questa tipa grassa cosa fa in televisione? La persona deve ricordare che io sono in televisione e lei sul divano a guardarmi. Ecco, brava, è la stessa cosa che hai detto al concerto del 1° maggio, quando ti sei presentata lì in un abito tutto attillato color carne, e gliel'hai sparate dritte e chiare anche lì, eh? È stata una soddisfazione. Per quel discorso che io ho fatto molto a braccio, e si vede perché è molto naturale, sì. Non è costruito, sì. Mi sono ispirata, questa è una chicca incredibile, mi sono ispirata a Shrek. Ah. Sì. E allora... C'è una scena, sì, in cui il nuovo principe è molto molto lontano, che è tipo il ragazzino più bullizzato della scuola, scopre che sta per diventare il nuovo re di molto molto lontano, e quindi fa questo discorso nella palestra in cui dice: non prendete in giro le persone che vi sono vicine, così, perché magari un giorno potrebbero diventare dei re. E io ho detto praticamente la stessa cosa. Brava. Da piccola non sono stata trattata molto bene dalle persone, no? Cicciona, fai schifo, vatti a nascondere. Ed io ero convinta di meritarmelo. Io pensavo di non meritare il centro dell'attenzione della mia stessa vita, fin quando poi ho iniziato a scrivere, ho iniziato a credere tantissimo in me stessa, e adesso sono una figa. È vero, no? Quindi raga, io quello che vi... Grazie. Quello che vi voglio dire è tipo: non prendete in giro le persone che vi sono vicine, no? Non gli date fastidio, perché magari un giorno faranno qualcosa di importantissimo, tipo:
Ah, il concerto del 1° maggio. Grazie. Che bello, ragazzi, è un'emozione, guardate, anche riascoltarla questa intervista è un'emozione incredibile. Adesso, subito dopo la pausa, che tra un po' dobbiamo andare in pausa, vi farò ascoltare le parole con cui Big Mama spiega ancora meglio la sua passione per Shrek. Lei dice che appunto questo primo grandissimo importante messaggio che trasmette al concerto del 1° maggio, lei si ispira a Shrek, che è il suo personaggio preferito, e infatti una delle canzoni del suo album Sangue è proprio dedicata a Shrek, capito? Mamma Sutra si intitola, non è molto radiofonico perché è un pochino pieno di parolacce, ma dopo un estrattino nella seconda parte ve la faremo ascoltare. Io mi raccomando, mi aspetto, perché ci saranno dei momenti in cui io interverrò in diretta per interrompere comunque questa bellissima intervista, dei vostri vocali, quindi 334 92 29 505. Non vedo l'ora di ascoltare che cosa ne pensate, perché secondo me questa grande ragazza, che in realtà è giovanissima, ma parla con un'esperienza di vita figlia solo delle grandi sofferenze che ha subito, che però è riuscita a trasformare in qualche modo nel suo valore più grande, nella sua forza più grande. Quindi pausa e si torna tra pochissimo con Big Mama. Turchesando, un programma ideato e condotto da Turchese Baracchi. Di nuovo in diretta con voi, mi raccomando, scaldate le dita, 334 92 29 505. Intanto breaking news. Radio Cusano Campus. L'informazione di Cusano Media Group. Flash news by TAG 24. Bentrovati dalla redazione, all'appuntamento con le notizie dal portale TAG24.it. In studio Annalisa Colavito. La cronaca, Terni, orrore a Orvieto Scalo, morto 65enne schiacciato da un trattore, ennesima vittima sul lavoro, stavolta la raccapricciante tragedia è avvenuta in provincia di Terni, dove un 65enne è morto dopo essere stato schiacciato mentre era al lavoro. Le indagini sono in corso. Esteri, macabro ritrovamento sulle coste centro-orientali della Tunisia, a pochi passi dalla città di Sfax. Sono 22 i cadaveri riportati dal mare, sui quali stanno indagando le autorità tunisine. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un altro viaggio della speranza finito in tragedia. Politica, Napoli, studenti applaudono la scena della morte del giornalista Siani durante il film Fort Apache. Val di Tara, sono scioccato. La memoria di Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla Camorra nel 1985, è stata offesa. Non è passato inosservato il gesto di alcuni studenti dell'istituto comprensivo Vomero Amedeo Maiuri di Napoli, che hanno applaudito in maniera agghiacciante durante la proiezione del film Fort Apache. Attualità, Milano, polemiche per la carbonara da 28 euro dello chef Max Mariola, i social sono scatenati, piuttosto la mangio a New York con la panna. Max Mariola è uno dei volti più noti della cucina italiana, lo chef romano ha ottenuto grandissimo successo sui social, dove i video delle sue ricette spopolano soprattutto tra i giovani, ma nelle ultime ore ha fatto parlare di sé l'intervista rilasciata dove ha presentato la carbonara da 28 euro che viene servita nel suo locale di Milano. È tutto, grazie per averci seguiti, appuntamento con le notizie a domani. Radio Cusano Campus All News, ogni giorno 24 ore su 24 in tutta Italia. Ti teniamo aggiornati su tutte le principali notizie. Resta sintonizzato sul mondo. Radio Cusano Campus, l'alternativa a portata di radio. Eccoci qua di nuovo con voi e adesso si prosegue con questa fantastica intervista a Big Mama. Eravamo rimasti proprio con la messa in onda del video famoso e tutto il suo discorso al 1° maggio. Lei ci ha detto che si è ispirata a Shrek, che è uno dei suoi personaggi preferiti. Sentiamo come prosegue il suo racconto proprio con Shrek. Vai. Io so che la passione tua è Shrek, infatti la traccia che conclude non soltanto questo tuo album Sangue, ma anche tutti i tuoi concerti, è proprio quella dedicata a lui, a Shrek, no? Con delle frasi prese da lui. Sì, ci sono delle frasi prese dal film e ci sono degli stems. Mamma Sutra, mettiamola in sottofondo, sono... Mamma Sutra, lo dico alla regia che intanto ce l'ascoltiamo un pezzettino. Mamma Sutra, vai. Sì. Non è molto radiofonica, ci sono, come direbbe Nade, troppe parolacce, però va bene. No, ho preso proprio dei pezzi, proprio di stems, di pezzi suonati in tutti gli Shrek,
boh, ci tenevo tantissimo, io lo amo da morire, è proprio un'ossessione per quanto mi riguarda, cioè secondo me ha degli insegnamenti di vita che vanno proprio oltre quelli dei cartoni soliti, cioè proprio insegna ad amare andando oltre il giudizio estetico, è una cosa, è bellissimo. Certo, certo. È una poesia proprio. Che carina che sei. E un'altra tua passione, sempre nel tuo album, In Diva, è Lady Gaga. Indea, sì, sì. Indea, ma scusa. Più che altro è la musica spudoratamente pop degli anni in cui io ero molto piccola, no? Quindi i miei primi approcci magari alla televisione, perché prima la musica si ascoltava in televisione e su YouTube. Io ricordo che passavo intere giornate a guardare i video di Lady Gaga e Katy Perry, Avril Lavigne, cioè avevo proprio Demi Lovato, Selena Gomez, era incredibile la mia vita in quel periodo. E sì, ho voluto fare un pezzo che richiamasse un po' quelle musicalità che alla fine sono le prime che ho ascoltato in vita mia. E eccola, sentiamola, alziamola un pochino, è questa qui. E poi parla della dipendenza affettiva. Sì, si parla un po' di problematiche che ho avuto io nella mia vita, no? Del fatto che prima dipendessi letteralmente da alcune persone e poi c'è stato uno switch in un periodo di vita in cui ho capito che chi pensa a te, diciamo, fa la miglior cosa. E quindi sono rimasta una persona molto empatica, molto aperta con gli amici, aiuto sempre i miei amici, tagliare le braccia per i miei amici, però ho capito che al primo posto ci devo essere io. Prima ero quella che si considera una people pleaser, no? Mm-hmm. Le altre persone vengono prima di me, io per il bene delle altre persone toglierei a me stessa. E adesso non è più così, mi sono stancata anche di quello. Ecco. E in questo pezzo in particolare parlo della dipendenza affettiva che avevo verso una persona in particolare, con la quale avevo una storia quando ero più piccola, che si è letteralmente presa a gioco di me, trattandomi un po' come voleva, perché io ci stavo. Ecco, e invece adesso niente. Ma adesso che sei veramente, comunque ti è cambiata la vita, no? Tu adesso scrivi: io sono felice, è il periodo più bello e felice della mia vita, non mi sento più sola e sento che anche voi insieme a me non siete più soli, no? E tutto questo cambiamento, come ha cambiato anche le tue relazioni? Tu senti che magari qualcuno ti si avvicina per interesse, per doppi fini, inizi ad avere un po' quella paura che è un po' il risvolto negativo della popolarità? Ma succede, però sai, dopo una vita passata con persone false, persone che cercavano sempre di farmi del male, di mettermi i piedi in testa, sono diventata molto brava a riconoscere immediatamente. E quindi, cioè, io sono brava e gentile con tutti, non riesco a essere cattiva, non riesco ad odiare, quindi sono carina con tutti, mando messaggini a tutti quelli che mi scrivono i messaggi, i cuoricini, le cose, però poi effettivamente mi rendo conto di quando una persona lo fa solo per secondi fini, no? Magari persone del mio passato con le quali io non mi sento da anni perché non c'è mai stato interesse da parte loro, che adesso spuntano e vogliono fare gli amiconi, che magari alla seconda giornata di chat ti chiedono già il primo favore. Ecco. Esistono e bisogna essere bravi a tenerseli ben distanti perché sono estremamente nocivi. Senti, tu dici: io in questo album ho scritto, è come se fossero dei capitoli della mia vita molto importanti, no? Però non ho scritto tutto, ci sarà tempo. Che cosa ci possiamo aspettare quindi prossimamente da Big Mama? Dei capitoli da trattare meglio, ovviamente io parlo delle cose che a tratti ho già superato. Ci sono invece delle parti della mia vita delle quali io invece ho ancora un po' di paura a parlare, perché fanno parte di un trauma irrisolto che devo ancora proprio studiare, interiorizzare. E sicuramente c'è tanto 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 altro da dire, però questo album per quanto riguarda proprio le storie della mia vita è effettivamente molto molto esaustivo, cioè ci sono dalla A alla Z, rimangono alcune letterine in mezzo, ma piano piano le aggiungeremo. Ci sono le tue parole bellissime che ho trovato splendide, proprio su Sangue, e sempre con la voce di Claudia Marciano, le facciamo ascoltare a tutti e le potete leggere su Instagram di Big Mama. Sentiamoci le parole su Sangue.
Sangue come quello che mi lega ai miei genitori, ai miei fratelli, alla mia terra. Sangue che butti quando soffri, sangue di ferite aperte, sangue che arriva alla testa quando la rabbia è più forte di te. Sangue come la parte di me che il tumore ha deciso di attaccare. Sangue e musica che scorrono insieme nelle mie vene. Ecco, sangue come il titolo dell'album uscito l'8 marzo del 2024 di Big Mama, aggiungo io, eh? Eh sì, ma è un bellissimo titolo, cioè mi piace proprio tanto, l'ho immaginato per tanto tempo ed è proprio la sfaccettatura giusta, cioè non è per niente casuale. E non lo so, mi piace tantissimo, cioè secondo me è proprio un nome molto evocativo. Senti, ma La rabbia non ti basta, ho letto che l'hai scritta con la tua fidanzata, questa è una cosa meravigliosa, con Ludovica. Sì, Ludovica è molto brava con le melodie, lei è una fanatica del pop da sempre, cosa che io sono di meno, cioè io quando ho iniziato ad ascoltare rap, quando diciamo avevo 12-13 anni, ho proprio completamente bypassato tutti gli altri generi, no? Per me esisteva solo quello, mentre lei è una grandissima ascoltatrice e soprattutto una bravissima autrice, le sue melodie sono davvero davvero molto molto belle e quindi ci troviamo davvero bene a lavorare insieme perché ci rispettiamo tanto, lei rispetta i miei spazi, i miei tempi, io rispetto i suoi, che magari con una persona che non conosci in studio è una cosa difficile da raggiungere, no? Certo. Mentre con lei abbiamo trovato questo equilibrio da subito, da quando abbiamo iniziato anche a lavorare insieme, che è una cosa che è arrivata dopo la relazione. E La rabbia non ti basta è veramente nata in 3 ore, cioè in 3 ore era finita proprio chiusa, perché io avevo una necessità fortissima di sfogarmi su quell'argomento e lei quel giorno era proprio, come si dice, on fire, cioè sparava una melodia dietro l'altra e quindi abbiamo fatto un po' di melodie io, un po' di melodie lei, io mi sono scritta il testo e è uscito un pezzo proprio nato dall'amore, per l'amore, con l'amore. Ecco qua, e sapete che facciamo adesso? Ci vediamo proprio un piccolo pezzo di Big Mama all'Ariston con La rabbia non ti basta. Eccoci qua, che potenza questo pezzo, e ricominciamo ad ascoltare questa fantastica intervista ripartendo da un altro momento fondamentale della carriera di Big Mama, come ce lo spiegherà lei con le sue parole, che è stato proprio il duetto fatto all'Ariston con Elodie. Big woman, chip boy, valgo più di te. Una big mama, big toy, big booty. Babe, non mi fai la guerra, tu non tocchi ciò che è mio. Get away, perché qua la war machine sono io. Vai, vai, baby boy, sono una goddess. Vai, vai, baby boy, vai, listen what I say. Mai, mai, non mi avrai mai, no alla morte. Mai, mai, baby, lo sei. Baby woman, I say get away. Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta con voi con Big Mama. Questo era il duetto con Elodie del 2023 sul palco dell'Ariston. E insomma, un duetto che ha spaccato, come direbbe lei, come diresti tu. E c'è stato pure un bacio che ha fatto molto discutere tra te e Elodie, che è piaciuto molto, eh? Sì, effettivamente sono una delle donne più fortunate sulla faccia della terra ad aver baciato Elodie. Sì. Bella gnocca lo dissi, sì. No, ma oltre quello, una grande donna, oltre una bella gnocca. E poi sicuramente una bella gnocca, ma questo non lo metto in dubbio, No, è stato davvero un bel duetto. Alla fine penso che è stato quello che mi ha aiutata poi quest'anno ad arrivare con il video sul palco dell'Ariston, cioè è stato sicuramente quello. Perché Amadeus mi ha potuta vedere sul palco, su un palco vero, che è una cosa che magari sai dalle prove ti poteva mancare. E ti dico, le sensazioni sono completamente diverse. Ero per qualche motivo molto 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 più tranquilla con Elodie, che quest'anno ovviamente le responsabilità sono altre. E lì stavo andando a fare l'ospitata di turno, mentre quest'anno me la sono giocata proprio io. Però mi ricordo che l'anno scorso ero proprio tranquilla, cioè io di solito prima di salire sul palco ho diciamo i miei 10 minuti di pallone, li chiamo, cioè che sono proprio ansia completa, e i minuti nei quali io non capisco neanche più come mi chiamo, dove mi trovo, cioè sto proprio male perché sono una persona molto ansiosa. Sì. L'anno scorso con Elodie, boh, quell'ansia forse l'ho lasciata a casa, non so neanche come sia possibile, cioè io non vedevo l'ora. In realtà cos'è? Cioè immagina che io venivo da un periodo molto difficile, nel quale appunto ero stata scartata, quindi mi sentivo non abbastanza.
io sapevo di avere quei 40 secondi e che in quei 40 secondi io dovevo bruciare il palco, quindi non vedevo l'ora di salire per prendermi la mia rivalsa artistica. Bra. E l'ho fatto, quindi sono felicissima. Brava. Di come sei andata. Assolutamente applauso per te, perché è così che si deve affrontare la vita. Ti posso dire, tu hai la giusta maniera di affrontare la vita. E sai perché ce l'hai? Perché sei una che ha sofferto, si è vissuta il proprio dolore fino in fondo, se n'è quasi fatta annientare. Perché io ho letto una cosa molto commovente, che tu il primo rap l'hai scritto a 13 anni, Charlotte. Una canzone in cui parli è proprio di autolesionismo, di suicidio, in cui eri disperata perché ti avevano preso a sassate. E proprio una ragazza che ha ascoltato la tua canzone, che passava di telefono in telefono, ti ha bussato alla porta e ti ha detto: finalmente qualcuno che parla come parlerei io, tu la devi pubblicare. Lì ti sei autopubblicata su YouTube ed ha avuto inizio la vita di Big Mama. Così. Sì, è nata per un gesto di solidarietà. Cioè, la canzone l'ho scritta per me, perché avevo proprio bisogno di sfogarmi. Cioè, io stavo completamente scoppiando e quella è stata proprio la mia valvola di sfogo. E lo continuo ad essere tuttora. E quando ho visto quella ragazza piangere e chiedermi letteralmente: ti prego, pubblicala, cioè finalmente qualcuno mi ha capito, qualcuno parla la lingua che parlo io, allora lì il giorno dopo ho detto: io devo aiutare gli altri, questa potrebbe essere la mia missione. E quindi è uscita Charlotte. Senti, ma io adesso vorrei vedere anche insieme a te invece il duetto pazzesco che hai portato quest'anno all'Ariston, che secondo me, ti posso dire, non sono d'accordo né con il 22esimo posto, perché io ti volevo vedere almeno nei primi 5 come tantissima altra gente, perché io ero lì a Sanremo con Radio Cusano e tutti pensavano la stessa cosa. E quindi assolutamente, ma tanto nella vita si sa che chi arriva anzi giù in classifica poi vince nel resto, quindi vediamoci le Led Marmalade, ragazzi, sentite queste quattro donne. Che cosa hanno combinato qua? Vai! Fine loop, baby sono fire, quindi vai boom. Non c'è cosa dimmi ancora, quindi parti fine loop. Sono la voce dei diversi, mi sfoglio coi versi e non guardano il talento se non fai view. Sono una donna che spacca, fa strano. Parlo ma senza cravatta, fa strano. Se la mia voce si alza, fa strano sul palco, fa strano lo spacco, fa strano. Hey sister, soul sister, better get the dough sister. Carico il fucile, sparo solo un sound. Fuoco al pussy power and blow the man down. Mocha chocolate. Eccoci qua, insomma, tu hai radunato te, Sissi, la Nina, con la quale hai fatto anche un feat in sangue, appunto, Mamma non Mamma, e Gaia, e avete creato il panico praticamente. Diciamo che ci siamo allenate molto, ci siamo viste tantissime volte, poi siamo tutte molto amiche, quindi maggiormente, no? Certo. Ci siamo allenate tantissimo, abbiamo ballato, abbiamo provato quella coreografia 1000 volte, l'abbiamo cantata 2000 volte, e soprattutto la cosa che si vede sul palco, che secondo me è stato proprio il punto di forza, è la sinergia bellissima che si è creata tra di noi. Ci siamo sentite veramente sorelle, cioè finalmente non eravamo sole dal punto di vista dell'essere donna, noi eravamo su un palco così tanto importante in un'industria che comunque non ci dà ancora il giusto spazio, ma lo stavamo facendo insieme, avevamo tutte la stessa idea, quindi è stato bellissimo. Poi prima stavamo parlando di classifiche e di altro, a me non mi è mai piaciuta la competizione, cioè io sono andata a Sanremo perché avevo bisogno di parlare, avevo bisogno che i messaggi che portano li iniziassi a sentire in Italia, nella mia città, cioè volevo proprio che il mio messaggio arrivasse. Poi l'ho fatto tramite una canzone, l'ho fatto ovviamente in una competizione, ma Sanremo non l'ho mai vista come una competizione vera. Il posto non mi interessa, cioè l'importante è che quando apro internet e scrivo il mio nome ci siano scritte solo cose belle, solo messaggi che io volevo mandare e che le persone le abbiano recepiti. La canzone è andata benissimo, cioè rispetto agli streaming che facevo prima è andata non bene, benissimo, e il mio album sta andando bene, le persone mi vogliono bene,
ci siamo incontrati, ho fatto gli store, quest'anno farò un bel tour, il 14 novembre faccio Alcatraz. Cioè, questo significa aver vinto Sanremo per quando mi riguarda. Brava, infatti quest'estate sarai in tutti i festival più importanti, no? Qual è il primo? Che cosa ci puoi dire? Dove ti possiamo venire a vedere? Ma allora, io non li ho ancora annunciati, c'è un po' di hype, quindi li annuncerò presto. Ah, li annuncerai presto. Però il 14 novembre, ragazzi, ad Alcatraz, questo si può già dire, ci sono già i biglietti che si possono acquistare, giusto? Ah, lì sì, a Milano, all'Alcatraz, vi aspetto tutti, mi raccomando. Mi raccomando, ci divertiamo tantissimo, sto già preparando lo show e ti ho detto tutto, mancano 40 mesi e so già cosa fare. Senti, ma qualche feat che vorresti fare o che faresti con chi? Ma guarda, io ho iniziato ad ascoltare musica rap con Salmo e ho continuato ad ascoltare musica rap con Salmo, lo stimo tantissimo, penso che a livello di flow metriche sia sicuramente, vabbè, almeno per me, ovviamente la musica è molto soggettiva, però è più forte, cioè io proprio lo adoro tantissimo. Ovviamente non ci troviamo su alcuni discorsi, ma che devo fare? Cioè, se la sua musica mi piace vado oltre quello che dice, non è che penso quello che pensa lui perché ascolto la sua musica. E lui, cioè, è sempre stato proprio è mio padre, per quanto mi riguarda, proprio il padre della mia musica. È il tuo papà rapper, diciamo. Sì. Senti, poi c'è un discorso che tu fai sulla body positive, perché sei il simbolo della body positive e sei la vera e propria vittoria sul body shaming, perché comunque la gente ancora, e lo sarà sempre purtroppo, ignorante, limitata, troglodita, purtroppo questa è una triste verità. E vediamoci un pochino questo video sulla body positive e poi ne parliamo insieme. Fare body positivity non significa promuovere l'obesità, perché il giorno che vi verrò a dire diventate come me perché grasso è bello, sparatemi perché non sono io. Il body positivity è accettare il proprio corpo, e parliamo di qualsiasi tipo di corpo, non parliamo solo di corpi grassi. Sì, non tutti i corpi grassi sono dei corpi malati, anche questo uno lo deve ricordare. Nei commenti mangia meno, dovresti pensare alla tua salute. Io faccio un check in ospedale ogni 6 mesi, vado in palestra, sono sempre a dieta, però questo è il mio fisico. No, io non è che devo per forza dimostrare qualcosa a qualcuno. Tantissime persone fanno musica, penso il buon 80% di queste persone fanno abuso e uso di droghe, alcol, fumo, ma nessuno ne fa mai una questione di salute. Appena invece una persona è sovrappeso, allora subito sotto se ne fa una questione di salute, perché c'è grassofobia, la presenza di persone grasse dà fastidio, soprattutto quando queste persone grasse sono capaci di fare passi in avanti che magari quella persona stessa non riesce a fare, e quindi ha bisogno di parlare di salute. Però a meno che non tieni una laurea e io ti firmo come mio medico, tu di salute non me ne parli. Ecco qua. Boh. In diretta. Questa intervista è una delle mie preferite, perché sono andata lì struccata, io non sapevo di dover fare un'intervista video, struccata, vestita malissimo. E la cosa che mi piace di più è che in quel video c'è proprio Marianna nella sua forma più naturale, che parla di quello che pensa senza mettersi dei filtri. E la trovo proprio a fuoco, davvero a fuoco, è un'intervista per me bellissima. Ma sono contenta, vedi, anche a me ha colpito molto quello che tu dici, perché dici la gente comunque gli danno fastidio le persone grasse, tu pensi che sia veramente molto così? Ma guarda, il problema qual è? Ti faccio un esempio, no? Io tipo quando guardo i video, le foto, no? Magari mi spunta in un video, mi spuntava l'anno scorso in un video una persona con l'acne. Io la faccia non gliela guardavo proprio, perché non la vivo come una sorta di problematica mia, quindi stavo tranquilla, dicevo ok, ci sta, andavo avanti, no? Mettevo like, stupenda, vedi, andavo avanti. Quest'estate, magari l'estate scorsa, ho avuto uno sfogo molto prepotente sulla mia faccia, quindi ho avuto, diciamo, questo sfogo acneico che io ho dovuto curare nei mesi, perché ci ho messo tantissimo, no? Ho iniziato a guardare video di skincare da tutte le parti, ero praticamente ossessionata, e adesso quando mi capita una ragazza che magari ha delle imperfezioni le noto immediatamente, no? Ed è la stessa cosa, noi viviamo nella costante paura di ingrassare, anche le persone grasse hanno paura di ingrassare, anch'io ho paura di ingrassare, quindi quando vediamo una persona più grassa di noi
siamo spaventati dal fatto che se noi mangiamo troppo, perché collegati al cibo ci sono tanti di quei disturbi alimentari intrinseci proprio che tu non te li puoi neanche immaginare. Certo. Quando vediamo una persona più grossa di noi, noi abbiamo paura magari di diventare come quella persona, e quindi ci sono due cose che uno fa di solito, anzi tre. La prima, che è quella corretta, va avanti e non se ne frega. La seconda è aggredire quella persona, e la terza è dare consigli a quella persona. Perché tu pensi, se adesso gli consiglio di andare da un dietologo, quello va dal dietologo, dimagrisce, così anch'io se vado dal dietologo dimagrisco, perché funziona, l'ho testato su di te. Mm. Cioè è una un meccanismo veramente molto molto complesso, forte, che abbiamo tutti, è complesso ed è fortissimo, ce l'abbiamo tutti e non ce ne rendiamo neanche conto. Cioè noi una cosa dà fastidio la dobbiamo commentare quando siamo noi stessi ad avere problemi con quella cosa lì. Questo guarda che è una bellissima lettura, hai proprio ragione, cioè si ha paura del riflesso di se stessi che uno vede negli altri, o di quello che potrebbe essere la tua più grande paura, appunto, quella di ingrassare, quella di invecchiare pure, sai quante ce ne sono. Certo. Vi rendete conto di che messaggi importanti, di che maturità, di che profondità, di che saggezza ha questa ragazza? È incredibile davvero. Abbiamo parlato di tante di quelle cose, ancora ci sta un'altra parte molto intensa della sua intervista, forse la più profonda, la più vera, in cui si affronteranno dei temi tosti anche qui, e io veramente rimango sbalordita. Secondo voi poi è come dice Big Mama, cioè si tende ad odiare i difetti che uno pensa difetti negli altri, perché in realtà si sentono difetti propri o paure proprie? Secondo me questa è una grande verità, è una grandissima verità. Allora intanto io vi lascio al GR e torniamo tra pochissimo. Ah, oddio, no, scusate, adesso mandiamo il videoclip della Rabbia Non Ti Basta, perché mi sembra giusto vedere anche questo, e dopo GR torniamo tra pochissimo. Altra, la rabbia non ti basta, hai cose da dire, se ti perdi segui me, quel vuoto non ti calma, è il buio che ti mangia, non ti fa dormire, credere nei propri sogni salva, se vuoi ballare balla, non puoi sparire, se ti perdi segui me, quel vuoto non ti calma, è il buio che ti mangia, non ti fa dormire. Non ti fa dormire. Non ti fa dormire. Turchesando, un programma ideato e condotto da Turchese Baracchi. Eccoci di nuovo qui con voi ragazzi, puntata di Turchesando qua per Radio Cusano Campus, un'intervista esclusiva davvero a Big Mama, che continua con una parte ancora più profonda e ancora più intensa. E ascoltate qui che cosa dice ancora Big Mama. Senti, in Ragazzina poi tu fai un altro pezzo fortissimo, molto, è una specie di viaggio intimistico pure questo, no? In cui parli alle donne, un po' un inno femminista, come lo interpreteresti, come lo potresti spiegare? Ma allora io ero in studio quel giorno e sentivo proprio la necessità di parlare di una problematica che ho sempre sentito come costante nella vita, no? Cioè non si tratta di un periodo, si tratta di tutta la mia vita, no? Da quando ero bambina cioè, perché sei un maschiaccio? Tu dovresti fare la principessina, non il maschiaccio, no? Che magari era una cosa che diceva mia mamma, le mie amichette, le maestre, a quando sono cresciuta, ma tu devi fare questo, devi essere così, perché le donne sono così, nei primi passi nella musica, ma se tu vuoi fare musica però sei donna, devi sicuramente dimagrire e magari fare anche un corso di dizione. Nel poi crescere, no? Io facevo dei contest rap su Instagram, e magari, non lo so, il mio video era quello con più like, quello che era piaciuto di più. Facevano finta che ci fossero, pur di non far vincere una donna, facevano finta che ci fossero due campionati. Cioè, ah no, allora, dato che Big Mama è donna e ha vinto, allora facciamo anche il campionato delle donne. Cioè,
ho sempre patito un po' questa sensazione. Poi, come hai detto tu papà all'inizio di questa chiamata, ho anche detto in diverse interviste che io ho subito diverse violenze, da quella domestica a quella sessuale, a quella verbale, a quella psicologica, di qualsiasi tipo, e sono molestie che mi sono sempre arrivate in quanto donna, no? Tipi di violenze che mi sono arrivate in quanto donna. Quindi ero proprio stanca di questa cosa, ho detto ne devo parlare in un pezzo, così mi sfogo al riguardo. Ed è nata La Cazzina, che è uno secondo me dei pezzi più belli dell'album. Anche secondo me, ti posso dire, è quella che mi arriva proprio forte più di tutti, per quello che ne ho voluto parlare con te, anche perché avere la forza di, anche in questo caso, dire ho subito una violenza fisica, proprio sono stata violentata, tu l'hai detto, l'hai scritto, insomma è anche un altro modo per dare coraggio alle altre ragazze, donne che lo subiscono e che se ne vergognano e non hanno la forza invece di capire che sono delle vittime, non delle carnefici, no? Che non se la sono cercata, perché ancora c'è questa politica mentale, no? Questi redaggi mentali. Certo, ma io sono stata la prima che quando ha subito quella tipologia di violenza non me ne sono resa conto nell'immediato, me ne sono resa conto almeno 4 anni dopo, letteralmente, se non 4 o 3. Ma perché vivendo in una società che almeno prima, no? Adesso si sta facendo tantissima sensibilizzazione e sono felicissima di questa cosa, tantissime donne iniziano a parlare della loro storia, si tratta seriamente. Si trattano seriamente di tutti i casi di stalking, di violenza, di stupro. Sono cose che quando io ero piccola non erano dette così tanto spesso in televisione, no? Quindi quando mi è successo io non mi sono neanche resa conto di cosa mi fosse successo. Cioè non avevo collegato i puntini, pensavo fosse una cosa quasi naturale, no? Vabbè, se sei donna ci sta che succeda questa cosa, se piace un ragazzo ci sta che faccia questa cosa, no? Mamma mia, perché e io l'ho scoperto tanto tempo dopo, parlando con una ragazza che aveva subito una cosa simile, e io e lei, che eravamo convinte che non fosse niente di grave, parlando insieme ci siamo completamente illuminate a vicenda e abbiamo capito che eravamo state stuprate. Cioè, e è questo stato... gentiluomo è stato, l'hai denunciato? Che fine ha fatto? No, perché era ormai troppo tardi, e ti ho detto, me ne sono resa conto dopo tanti anni, e quindi ho preferito lasciar correre perché non avevo più prove, non avevo più testimonianze, non avevo più niente, cioè non volevo magari, come ti posso dire, buttarmi in una situazione più grande di me, ripercorrere quel trauma, riviverlo dall'inizio, quindi ho preferito di no, ma so chi è questa persona, i miei fratelli sanno chi è questa persona, e quindi sono già tranquilla di me. E lui soprattutto sa di aver fatto quello che ha fatto, che penso, che spero, se ha un minimo briciolo di coscienza, gli rimorda fino alla tomba, perché insomma ragazzi questi sono... spero se ne sia reso conto, perché sai qual è il problema, che come non me ne sono resa conto io sono convinta che neanche lui se ne sia reso conto. Cioè io sono convinta che se mai dovesse leggere articoli, cioè, in cui io parlo di questa cosa, ascoltare questa chiamata, io non so neanche che mi riferisco a, cioè, alla sua persona, sono convinta di questo, non se ne è neanche reso conto. Pensa un po'. Sono proprio sicura al 100% di questa cosa. In Touchdown poi tu affronti proprio il fatto, cioè tu dici se vuoi lui, se vuoi lei, se vuoi tutte e due, Touchdown, un po', questo adesso non mi ricordo le testuali parole, no, che tu dici in questa canzone, che è un po' il senso della libertà assoluta. Un po' la bisessualità, la bisessualità è un po' come dire oh, almeno uno può scegliere tra tutte le persone di cui innamorarsi, cioè senza avere limiti, no? Sì, ma questo è un po' quello che è la base della bisessualità, della pansessualità soprattutto. Diciamo che è un pezzo molto queer nel quale io volevo proprio parlare alla mia comunità, e proprio la frase di entrata della mia strofa è un po' una rivendicazione mia personale, che nella vita mi sono sentita dire tantissime volte o carne o pesce, cioè non esiste che vai sia da una parte che dall'altra, no? Quindi se sei lesbica mi va bene, se sei etero mi va bene, bisessuale vuol dire che non ti accontenti, bisessuale vuol dire che magari sei solo un pervertito che vuole sempre di più. Mi sono sentita dire queste cose tantissime volte, tra l'altro da persone alle quali voglio molto bene,
e convincere queste persone che la bisessualità non sia questo è stato molto molto difficile. Ci sono riuscita dopo anni, e quindi ho proprio iniziato con questa frase, perché tantissimi ragazzi bisessuali vivono il mio stesso problema, e lo so per certo perché ho parlato con molti di loro. E tu poi sei un'icona dell'LGBTQ+, stai in prima linea anche con e anche io devo dire, perché la lotta per i diritti, la lotta per la normalizzazione di ciò che è normale, io direi così, ecco, è assolutamente al primo posto. Cioè non c'è neanche da dire bisogna fare la lotta per essere tutti uguali, bisogna fare la lotta perché siamo felicemente tutti diversi, e neanche c'è da darsi etichette. Cioè io credo uno si innamora della persona, poi può essere uomo, può essere donna, non è che no, sì, uno si deve catalogare o etichettare, non pensi? No, ma infatti per quello ti dico che la rappresentazione è importante, perché va resa appunto normalità ciò che è già normalità. Quindi la mamma X che fa ascoltare al proprio figlio La rabbia non ti basta, no? E poi magari il bambino dice ah, fammi vedere i video di Big Mama, e nel video di Big Mama dice che c'ha una fidanzata. Ah ok, allora è normale che una donna abbia una fidanzata. Cioè quello è renderlo proprio normale, ma nella sua normalità, perché finché fai una cosa che non va a ledere nessuno, cioè non è che io sto facendo del male a qualcuno amando una persona del mio stesso sesso, e allora va bene. Finché senti, le cose ma quanto sei innamorata? Quanto sei innamorata di Ludovica? Cioè quante volte hai amato nella tua vita? Non tantissime, neanche pochissime. Perché comunque ho sempre avuto un po' quel ne parlavo prima, no? Ne parlavamo per Dea, un po' di dipendenza affettiva, quindi diverse volte sono caduta nella trappola di un po' di persone. Con Ludovica è un qualcosa di completamente diverso, è proprio una relazione molto molto matura. Noi conviviamo, facciamo tutte le cose insieme, lavoriamo insieme, la spesa facciamo insieme, cioè è come se io stessi vivendo una vita da grande, no? Che con gli altri non ero riuscita a vivere, perché magari non erano neanche al mio stesso livello di ambizione, di pensiero, mentre io e lei da questo punto di vista abbiamo due teste che si sposano molto bene, quindi ci troviamo benissimo. Litighiamo, ma io penso che in due anni di relazione abbiamo litigato forse una volta, perché ci piace parlare, ci piace discutere delle cose in modo da grande, no? Da grande, sì, da adulto. Ormai sono grande, la casa, il cane, la fidanzata, quasi moglie, tutto così. Che bello. Senti, poi c'è un altro pezzo bellissimo e voglio farne ascoltare una parte che tu hai scritto mentre facevi la tua chemioterapia, mentre facevi la tua battaglia più grande contro questo tumore al sangue, e l'hai scritta, mi ha fatto venire veramente le lacrime, soprattutto una frase quando ti rivolgi al tuo doc, ha solo voce e pianoforte con ripresa diretta di due microfoni. Sentiamoci Veleno, ragazzi, un pezzettino assolutamente, e poi mi dici insomma che cosa ha rappresentato per te questo spartiacque terribile. Visto i miei occhi blu, ma non lo dire, la paura ce l'hai tu qua di morire. Ho il telefono spento, quasi più non lo sento, e sta merda che ho dentro è il veleno che entra mentre cerco di non piangere. Quando saluto papà, schiavo c'ho le mie catene, lo sa. Doc mi sorride, dice finirà, c'ha gli occhi tristi, sa il male che fa. Ecco qua, guardate ragazzi, da brivido questa canzone. Cadere da
A parte che hai una voce, tu hai la, sei un artista a tutto tondo, te lo posso dire? Sì, sei una rapper, assolutamente. Hai dei tempi e una velocità di rappare pazzeschi. Hai questa capacità di mischiare anche l'elettronica col pop, col dance, ogni tanto un po' di reggaeton, anche un po' di tratti arrabbeggianti in Mamma non Mamma con la Nina. Però ecco, vedi, qui canti come un usignolo la tua sofferenza. Sì. E questo pezzo io l'ho scritto mentre facevo le chemioterapie e l'ho registrato a casa, quindi avevo un microfonino, il mio computer, e suonava proprio così, cioè c'era una base che era un type beat preso da YouTube e la mia voce sopra, diciamo, molto cruda, no? Perché io dei programmi di registrazione le ho imparate ad usare un po' dopo, quindi era molto molto cruda, senza doppie, senza armonie, e quindi abbiamo voluto riportare la stessa cosa, perché è così che quella sofferenza effettivamente si percepisce, no? Questo pezzo l'ho scritto nell'ultima fase delle chemioterapie, io ormai avevo perso gran parte dei miei capelli e avevo perso tutte le sopracciglia, le ciglia, ero molto stanca, era proprio la parte finale nella quale il mio corpo stava proprio agli ultimi sgocci, ero tipo non ce la faccio più. E quindi ho scritto questo pezzo perché per me, cioè, la chemioterapia effettivamente ti salva, ma è come, è proprio veleno. Come veleno, no? E quindi è un pezzo molto diretto, non è come il mio solito, no? Curato nel testo, negli incastri, i dettagli, è proprio un flusso di coscienza. E l'abbiamo voluto lasciare così, diciamo che è un pezzo dedicato un po' magari alle persone che stanno vivendo ciò che sto vivendo io, cioè che ciò che ho vissuto io, che in quel momento magari si sentono completamente deboli e capiscono che in quel momento il loro dolore se lo devono vivere davvero, perché se non ti vivi il dolore poi te lo vivi tutto dopo. E però almeno guarda a me, posso dire la vedi, cioè dopo la chemio c'è il sole, no? Dopo il veleno ci sta un bel antidoto di felicità. C'è la rinascita. E tu sei rinata, hai delle ali grandissime, stai volando in cieli pazzeschi. Noi non vediamo l'ora di vederti nei prossimi concerti d'estate. Io ti aspetto, però, mi prometti, perché veramente ci tengo. Ci sarebbero tantissime, tante cose ancora di cui vorrei parlare con te, ma il tempo nostro è finito purtroppo. E però torni da me presto, eh? Parlo con Annalisa, la tua manager, eh? Assolutamente. Ma quando vuoi. Guarda, ci tengo tantissimo. 100 occhi, ragazzi, mi raccomando, Big Mama, seguiamola tutti sempre, sempre di più, perché è un esempio pazzesco. Evviva le donne con la D maiuscola! Evviva Big Mama! Grazie mille. Grazie a te, tesoro. Un abbraccio e un bacio enormi. Grazie, Marianna. Grazie, Big Mama. Ciao. Grazie mille. Ciao, ciao. E grazie ancora alla grande Big Mama. Permettetemi però di ringraziare Alessio Morigi, il direttore di rete, Marcello Riotta, direttore artistico della radio, la mia regia con Andrea, il Mattia del mio cuore, Consuelo, Sofia, la regia video con Manuel, perché davvero è stata una collaborazione generale di tutti, riuscire a portare a casa nel migliore dei modi questa fantastica puntata, questa fantastica intervista che appunto avevo realizzato solo in audio, e quindi trasformarla anche così in video è stato un lavoro degno di grandi professionisti, degno di una grande radio come Radio Cusano Campus. Io davvero ho i brividi, mi sono venute le lacrime agli occhi mentre riascoltavo quel pezzo di questa canzone pazzesca che è Veleno, quando lei raccontava questo momento terribile della sua malattia. Devo dire la verità, Big Mama, tanta roba. Il successo che ha finalmente se lo merita tutto, ma soprattutto è l'esempio vivente di quanto uno se ne deve fregare del giudizio orrendo della gente limitata. Spot, e tra pochissimo torniamo qui con voi. Turchesando, un programma ideato e condotto da Turchese Baracchi. Eccoci qui, cari amici. E allora, dopo questa intensissima chiacchierata, queste parole davvero forti di Big Mama, preparatevi tutti, perché adesso tra un pochissimo ci raggiunge un'altra grande ospite, un'attrice italiana
tutti abbiamo imparato a conoscerla e ad adorarla con Benvenuti al Nord e Benvenuti al Sud, cioè Nunzia Schiano, ragazzi. E quindi preparate anche qui 334-9229-505, qualsiasi cosa le volete chiedere, lei sarà tra pochissimo in diretta con noi in video. Quindi, e insomma, io rinnovo i miei ringraziamenti a tutti quanti. Intanto, visto che dopo ci abbiamo poco tempo per chiacchierare con Nunzia, ci potremmo intanto iniziare a vedere una piccola parte, per esempio di Benvenuti al Nord. Spariamoci subito questo pezzo qui, che è uno dei più famosi, che già ci fa capire di che stiamo parlando. Seppolo, pasta, cresciuto, mondana e croppè. Io vuoi parlare un buttonato? Poi okay, noi. Allora, qua ti ho messo i primi fatti con la pasta in casa. Qua ci stanno i secondi. Ecco, che ci sta? Gli antipasti, ho diviso per comodità. Fatto buono, ci ho sistemato. Che sta dove? Metto l'angoppo mio. Ma che ci fa con tutte queste maglie là? A Milano fa freddo. A agosto. Qua è agosto, al nord chi lo sa? Che sto, cambia stagione. Quella è la Padania. Sono ricchi, pensano solo a lavorare, corrono. E se cadi, ti passano pure per sopra. Ma perché c'è cari? Te l'ho detto, perché corrono. E poi se... se ti ammali, ti fanno pure morire. Ma perché mai ci ammalò? Clarit, perché fa fredda. Ah, scusa, ma ci distratto. E comunque, non è che può... è così male, andare al nord. Mio fratello mio è partito 15 anni fa, non è tornato più. Si è ambientato? È morto. Ragazzi, ma chi è che non ha visto questo film? Io vorrei sapere chi è che non ha visto Benvenuti al Nord o Benvenuti al Sud. Questo era Benvenuti al Nord, il seguito di Benvenuti al Sud. Dopo ne parliamo direttamente con Nunzia Schiano, la mamma chioccia famosissima di Siani. E insomma, è stato forse il film che l'ha lanciata nella popolarità più assoluta, ma non è di certo l'unica cosa che ha fatto, perché lei ha una carriera incredibile, passando da film di commedia, di comica, a rifacimenti appunto di Edoardo Di Filippo, a momenti molto drammatici, a tanto teatro, insomma ne ha fatte di tutti i colori e di tutte le forme. E insomma, io direi che noi intanto, prima di passare direttamente a Nunzia Schiano, però potremmo ascoltarci qualche altro brano di... ma quello con lei magari. Ci potremmo però invece ascoltare magari qualche altro brano di Big Mama, che ne dici, Andrew? Visto che abbiamo tutto il suo album bellissimo, abbiamo parlato di quasi molte delle sue canzoni, abbiamo detto che insomma Veleno, qualcosa del genere, perché avevamo tutte le cartoline digitali pazzesche di Big Mama, magari adesso tra un po' le trova comunque Andrea. Vabbè, insomma, raccontatemi qualcosa, ragazzi. 334-9229-505, non avete niente da dire su Big Mama, mandatemi qualche vocalino su, io lo so, mi scrivete in direct su Instagram, io vi ringrazio, siete sempre fantastici e meravigliosi, però insomma partecipate anche attivamente invece alla puntata e alla diretta, mandate qualche bel vocale. Oh, ci abbiamo un audio, meno male, vai. Ciao Turchese, sto seguendo l'intervista a Big Mama. Voglio esprimere tutta la mia ammirazione a questa ragazza splendida e voglio associarmi al suo pensiero. A tutti i giovani, e non solo ai giovani, di non mollare mai, di crederci sempre, anche quando i sogni sembrano impossibili. Vorrei dire tante cose, ma in un vocale è impossibile. È una delle più belle interviste che ho sentito, complimenti, ciao. Grazie Giovanna, lo sai che è stata bellissima anche per me, mi sono emozionata anche a riascoltarla adesso, anche se ero in diretta con voi, ogni tanto intervenivo, però è stato davvero forte, perché poi l'ho sentita proprio vera, semplice, genuina e coraggiosa, perché poi per affrontare certi temi, per avere il coraggio di dire, ammettere con questa fermezza, no? Sì, io ho sofferto, sì, ho sofferto di bullismo, mi hanno tirato le pietre addosso, ho fatto la chemioterapia, mi ha salvato ma era veleno, ho subito violenza di ogni tipo, sono stata stuprata ma non me ne sono accorta, perché in un certo senso era quasi normale
per una donna dover subire quello. Ecco, queste sono tutte cose su cui tutti noi dobbiamo riflettere profondamente. E su questo, ragazzi, io do di nuovo la linea alla regia e torniamo tra pochissimo qui con Nunzia Schiano. A tra poco. Turchesando, un programma ideato e condotto da Turchese Baracchi. Programma ideato e condotto da Turchese Baracchi. Eccoci qui di nuovo in diretta con voi. Prima di collegarci con Nunzia Schiano, ci sono le nostre adoratissime breaking news. Radio Cusano Campus. L'informazione di Cusano Media Group. Sport News. Ben ritrovati dall'informazione sportiva. Dopo che si è deciso di rinviare al fine settimana la parata con il bus scoperto causa maltempo, l'Inter, campione d'Italia, ha chiesto alla Lega Calcio di giocare la partita con il Torino domenica alle ore 12.30 invece che sabato alle ore 15 come da calendario. La proposta è stata accettata. L'idea dei nerazzurri è quella di poter sfilare tra le vie della città con l'autobus scoperto a fine partita per far accarezzare il trofeo a tutti i tifosi nerazzurri. Euro 2024 si va verso la conferma delle 26 convocazioni. Spalletti può sorridere, ma ci saranno giocatori che si giocheranno il posto. Il desiderio del CT è di poter contare su 26 convocazioni, proprio come accadde nel 2021 nell'Europeo post-Covid. Dopo lo spavento arriva anche la gioia per Evan Dika, il difensore centrale giallorosso, che dopo gli ultimi accertamenti è risultato idoneo all'attività sportiva. Il difensore della Roma non ha problemi cardiologici e tornerà presto in campo. Come ultima notizia, parliamo ancora di calcio, Coppa Italia, probabili formazioni tra Lazio e Juventus che scenderanno tra meno di un'ora in campo per la semifinale di ritorno appunto di Coppa Italia. 3-4-2-1 per i padroni di casa biancoazzurri, con Mandas in porta, Casale, Romagnoli, Gila e Yusai in difesa, Cataldi, Guendouzi e Marusic e Felipe Anderson a centrocampo, Luis Alberto alle spalle del Tati Castellanos. Per quanto riguarda la Juventus di Allegri, 3-5-2, Szczęsny in porta, Rugani, Bremer, Danilo e Cambiaso in difesa, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic a centrocampo, Chiesa e Vlahovic davanti. Appuntamento alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Questa era la nostra ultima notizia, l'informazione torna tra un'ora. Radio Cusano Campus All News. Ogni giorno, 24 ore su 24, in tutta Italia. Ti teniamo aggiornati su tutte le principali notizie. Resta sintonizzato sul mondo. Radio Cusano Campus. L'alternativa a portata di radio. Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta con voi e come vi avevo annunciato ci ha raggiunto lei, una grandissima attrice italiana. Tutti la conosciamo, con Benvenuti al Nord, Benvenuti al Sud, ma lei in realtà ha fatto milioni di cose, ragazzi. La sua carriera, come è stato definito da Il Mattino di Napoli, è un mosaico di colori. Passa dal teatro, dal cinema impegnato d'autore, con Garrone, con De Santis, per poi arrivare addirittura su Netflix America, quindi cinema internazionali, a Cannes. È qui con noi Nunzia Schiano, la mamma, la zia, ciao, la vicina, la tata, tutto quello che noi possiamo immaginare. Ciao, benvenuta. Ciao a voi, ciao a tutti. Tu non sai, ma noi prima abbiamo mandato un pezzettino di Benvenuti al Nord, quello in cui tu riempi la valigia di tuo figlio Siani Mattia, di tutto cibo, delle canottiere, dei golf, e di chi più ne ha più ne metta. Infatti è una tipica valigia del sud quella, perché poi parlando anche con Emma, che aveva fatto la fila, ti posso chiedere Nunzia di abbassare un po' il volume della TV, perché sennò abbiamo il rientro nel telefono e si sente un po'. Grazie. Adesso com'è? Ecco, perfetto, anche perché tu vedrai sullo schermo che scorrono tutte le foto che abbiamo un po' preso di te sui vari set, sì, di tutti i vari film, di tutti gli spettacoli. E io non vedo l'ora che tu ci svisceri in questo poco tempo che abbiamo i punti salienti della tua carriera. Quali sono le cose di cui sei più fiera, più orgogliosa, e quelle che ancora devi fare e che stai facendo ora? Sì. Guarda, io dove sta? Forse vi ho perso perché no, non riesco più a vedere. Ci siamo. 122 è il canale della nostra TV. E non so se ci senti. Ci senti? Io adesso vi sento dal telefono. Sì. Ok, però non ci vedi? No.
No, perché abbiamo fatto il collegamento via telefono, non via Skype. Lo so, lo adesso so. Riprovo un attimo, aspetta un attimo. Vabbè, intanto, mentre tu riprovi, sai che faccio? Io faccio vedere questo video in cui tu eri sul set con Pieraccioni e sembrava che avessi tradito Siani. Vediamo un po' che succedeva su questo film. vediamo. Furibondo, eh? Siani è furibondo. Sì. Eh sì, come hai fatto questo tradimento? Mi fa piacere. Hai fatto questo tradimento? No, mai. Come no? Qui mi ha mandato apposta, ho detto tu devi andare da Nunzio e devi dire guarda, non si fa così. Diglielo, no, Nunzio. No, ti sei qui a imparare il toscano. Sto a imparare il toscano. Mi sta insegnando sto bischero. Vedi? ti sei beccato un bischero così. Se lo merita. Quando tu vieni a Napoli, la prima cosa che ti insegnano sono le parolacce. Tu non sai che cosa significa, per cui dici le peggio cose, convinte che sono delle delicatezze. Ma questo è il primo e unico film che fai con Leonardo e tornerai da Alessandro. Secondo. Al secondo, mi sono perso. Lei faceva la maga nel Paradiso all'improvviso. Ah, è vero, a Ischia. È un ritorno. A Ischia, bravo. A Ischia. Per cui non c'è due senza tre e il quattro viene da sé. E quindi Siani, insomma, non ti chiede più. No, con me, con la vita mia. La vita tua. Mandagli un bacetto, va. Eccoci qua, Nunzia, ce l'abbiamo? Eccola qua, insomma, che ridere. Mi sento, non vi vedo ma mi sento, però questo lo riconosco perché è una persona a cui sono molto legata, perché con Leonardo mi diverto tanto, due film ci ho fatto ma mi sono divertita veramente tantissimo, e questa era questa intervista di Pascal Vice Domini che è venuto un giorno mentre stavamo girando. E voleva fare ingelosire Alessandro. Salutiamo Pascal. Adesso sono molto contenta perché loro fanno finalmente un film insieme, Alessandro e Pieraccioni e Leonardo. Sì. E manchi tu. Manchi tu però, mannaggia. Ma io sono vicina nello spirito sicuramente, infatti l'ho detto, sono molto contenta perché loro due insieme sono una coppia stramba ma divertente secondo me. Senti, tu dici che da quando eri bambina avevi la passione per i palchi, no? Già da scuola, all'oratorio, sì. Quindi è nato proprio da subito questo tuo... È nato da subito, nel senso che quando sei ragazzina molto piccola è chiaro che la parte predominante è quella diciamo dell'egocentrismo assoluto, no? Io poi ero un po' da bambina, sono sempre stata prima figlia, prima nipote, quindi un po' principessa, capito? Certo. Dovevo essere al centro del mondo. E il palco era anche il palco, il piccolo palco dell'oratorio era un modo come un altro per far venire fuori questa mia sì. voglia di essere in prima linea. Senti, poi ma col tempo ha preso un'altra forma. Tra il teatro e i set cinematografici sapresti scegliere oppure sono proprio due cose talmente diverse e le ami allo stesso modo? Guarda, il teatro sicuramente ti dà un'emozione diversa perché tu hai in quel momento immediata la reazione del pubblico, che è una parte fondamentale poi dello spettacolo, quindi il tuo lavoro lo verifichi lì in quel momento, insomma il teatro è il cat look, quindi è lì, certo. In quel momento non c'hai possibilità di sbagliare, devi essere sempre attento, devi essere sul pezzo, diciamo così. Sì. Il cinema è vero, puoi rifare, puoi modificare, però devi essere anche in quel caso molto concentrato, proprio perché sono tempi dilatati, sono tempi diversi, perché puoi recitare il finale di un film come prima scena.
Certo. Nel frattempo, Nunzia, scorrono varie foto tue dei vari set e delle varie locandine di tanti film che hai fatto. Anche qual è? Allora, adesso ti faccio questa domanda, no? Al di là di Benvenuti al Nord e Benvenuti al Sud, successo di botteghino assolutamente indiscutibile, ma qual è proprio il film a cui sei più legata? Allora, sentimentalmente ti dico Sul mare, perché il ricordo di, per me è indelebile, del primo incontro con Alessandro Dalat. Certo. E, Sul mare era un piccolo film, ma molto molto bello per me, proprio per l'incontro con Alessandro. La storia anche di Anna Pagliano, che era delicata, molto carina come storia, quindi questo da un punto di vista sentimentale, cinematografico, sentimentale. Televisivamente devo dire, io devo faccio ammenda, perché me ne dimentico spesso e non dovrei, perché televisivamente io devo anche ringraziare molto Umberto Marino, perché con Il bambino di Betlemme, del 2002, cioè, lui mi ha scelta come coprotagonista in questa serie dedicata appunto al rapimento all'epoca dei giornalisti che furono tenuti prigionieri a Betlemme. Sì. Io facevo questa sura, ero alle prime armi, e lui mi scelse come protagonista. E quindi grazie enorme anche a Umberto per questo, ma anche a Carlo, cioè io veramente devo Carlo dire Vanzina la verità. Carlo Vanzina con Vacanze di Natale 2000. Carlo mi aveva scelto per un piccolo ruolo in anni 50, ma proprio una cosa piccolissima, e poi mi fece chiamare per farmi fare Vacanze di Natale. Per me era proprio, capito, dal teatro a Vacanze di Natale è veramente un bel salto. Sì, un salto notevole da tanti punti di vista, non ultimo quello proprio economico, perché poi il teatro e il cinema viaggiano su binari proprio lontani, diversi da questo punto di vista. Però anche quella è stata una grande esperienza, devo dire, con Carlo, ma con Edoardo De Angelis, con Matteo Garrone, anche se piccola, con un piccolo ruolo con Ivan Cotroneo nella Criptonite nella borsa. Quindi mi ritengo una persona fortunata da questo punto di vista. E lo sei, ma te lo meriti. Adesso con quale regista invece non hai lavorato e vorresti lavorare? In realtà di quelli italiani ce ne sono ancora tanti, c'è Ortberg, c'è lo stesso Sorrentino, ma anche scoprire, mi piacerebbe anche lavorare con qualche giovane regista del Cortina Metraggio Film Festival, ad esempio, perché noi ci siamo conosciute lì. Certo, lì c'erano dei ragazzi veramente in gamba, e poi mi piace ragionare con loro. Mi è dispiaciuto non poter far parte della giuria, perché io sono andata via purtroppo il venerdì, quindi non potevo. Perché dovevi andare sul set dovevi andare. Dovevo andare, no, avevo uno spettacolo teatrale in una location molto particolare, è il castello di Lauro Di Nola, che è un castello bellissimo, che non si, cioè, sembra di entrare nel mondo ancora delle favole, perché è un castello di Lancellotti, tenuto ancora, cioè ho alzato la testa in aria e vedevo queste armature, queste cose. Bello. È incredibile, perché è tenuto ancora da un privato, ma è bellissimo, nelle campagne del Nolano, un mondo che non ti aspetti, però
veramente bello, molto particolare. Senti Nunzia, noi dobbiamo dare solo 40 secondi la linea al meteo, poi torniamo qui perché tu sei anche nel cinema internazionale, poi mi devi dire su quali set stai lavorando, se ce lo puoi dire. A tra pochissimo. Di nuovo con te, insomma, che set sta, che cosa ci possiamo aspettare prossimamente? Allora, io ho appena finito di girare un film per Netflix America, il cui titolo però non è ancora definito, quindi al momento si chiama La Dolce Villa, non so se resterà questo il titolo. E un ruolo carino insieme a altre due attrici amiche che sono delle signore incredibili con una vitalità, una 80, un 82 anni, sono veramente ci siamo divertite tanto, non capita spesso, diciamo, è stata con Lucia Ritalzone e Luisa De Santis, sono due colleghe splendide con cui è stato divertentissimo lavorare. Poi c'è Violante Placido come attrice italiana, certo, quindi è stata una bella esperienza. Non è la prima, perché io con Netflix America avevo già fatto, sempre con ruoli diciamo piccolini, From Scratch, che è un'altra serie molto bella, tratta da un libro di Ken Loach, che una serie diciamo drammatica però bella veramente, insomma, io nel vederla ho pianto tanto, ti dico, che non è in genere però era From Scratch, è una bella serie, sono stata molto contenta anche di questo. Senti, ma lo sai che ci sono tanti tuoi fan e mi chiedono, ma ci sarà la quarta serie, la quarta stagione con Andreina, la dorata vicina? Perché la chiedono a gran voce, com'è la situazione? La fanno chiedendo tanti, devo dire, anche lì è stato un divertimento. Con Luisa Ranieri. Quello dipende da Luisa sicuramente, perché lei poi è un'attrice, a parte che è una donna splendida, ma è anche come tutti i compagni di lavoro di Lolita, è un team artistico di grande rispetto, perché sono tutti attori molto bravi dal primo all'ultimo. C'è stata una bella sintonia con Lunetta Savino, mi sono divertita proprio, abbiamo fatto questa coppia assurda, insomma, tanti me lo chiedono, deve tornare. Facciamo un appello, dai Luisa, qua tutti, non sapete quanti messaggi, tutti vogliono di nuovo questa serie pazzesca, la quarta stagione, su, facciamo questo appello. Stamattina lo stesso, per strada, sono andata a fare un paio di commissioni, sì, ma si fa, non si fa Lolita, dico, guarda, non dipende da me. Sì, anche Manuel ce l'ha detto prima, che è il conduttore che conduce il programma prima di noi, Dez Amore, anche lui, tu super fan, e anche lui mi ha detto la stessa cosa, quindi tantissimi ragazzi. Poi abbiamo
abbiamo la Tata Rosa, poi tu hai fatto Gomorra, cioè sei un'attrice poliedrica, perché passi dalla commedia, appunto come Benvenuti al Sud, ai film d'autore, ai film impegnati, a riadattamenti di grandi, grandi, grandi pezzi teatrali come quelli di Edoardo Di Filippo in film, no? Come La Napoli Milionaria, Filomena Marturana. E ho fatto tre su, ho fatto sia sabato, domenica e lunedì con la regia di De Angelis, in questa versione un po' particolare, perché nel testo di Edoardo esisteva il nonno, invece Edoardo De Angelis ha trasformato questo nonno in una nonna. Meglio. E la mia è diventata una nonna un po' brillante, perché avevo questa a parte i costumi di Cantini Parrini, che voglio dire erano bellissimi, proprio ad hoc per il personaggio, ma questa, questa nonna un po' matta con questa benda sull'occhio che era, sì, era fantastico, la pandan con gli abiti, è stato veramente una bellissima esperienza. Poi Filomena Marturano con Francesco Amato, in questo caso gli interpreti Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, che poi ho ritrovato anche in Napoli Milionaria con la regia questa volta di Luca Miniero, a cui mi legano anche appunto Benvenuti a Nord, a Sud, ma anche tante altre cose di Luca, che, a cui ho partecipato direttamente e indirettamente, o con la voce oppure con un piccolo cameo, un piccolo ruolo. Quindi ma diciamo che posso essere soddisfatta, direi di sì. Di... Però tu dici, un'attrice non si deve mai sentire arrivata, non ti piacciono etichette? No, quello tu... no. Esatto. Quello no, perciò ho voluto fare anche Gomorra, cioè ho voluto fare, mi hanno scelta e ne sono contenta, però mi sono, devo dire, impegnata molto anche per fare un self-tape fatto per bene, per, grazie anche a mio figlio in questo, devo dire, perché sennò mi si arrabbia. Certo. Lui mi ha aiutato tanto, però volevo confrontarmi con qualcosa di diverso, se non essere mamma, nonna, zia, sono vicina, certo. Lì eri la moglie di un boss, la moglie di un boss vendicatrice. Esattamente, quindi ho fatto i conti con una parte. Ognuno di noi ha nel profondo, che è la parte più oscura, non è facile fare i conti con quella parte lì, perché devi andare a scavare molto in profondo, certo. Perché poi, come non esistono persone completamente cattive, non esistono, secondo me, cioè non esiste proprio tutto essere buono tutto e tutto buono. Cattivo, c'è sempre qualcosa in ognuno di noi. Un lato oscuro, certo, che se un uno... lato che la cultura e il tuo background culturale ti porta a celare, a nascondere, a dominare, fermo, capito? E quindi quello è stato un bel viaggio, devo dire la verità, stancante mentalmente, ma un bel viaggio, grazie anche a chi ha creduto nella mia possibilità, in questo caso sia Marco D'Amore che Claudio Cupellini, ma anche la stessa Cattleya, perché poi Cattleya aveva prodotto i due Benvenuti a Nord e a Sud. Non sì. È facile trovare. Ti hanno messo alla prova, cioè ti hanno trasformato dalla mamma chioccia che, capito, aiuto figlio mio, esatto, ti ammazzano a Milano, a invece la boss cattivissima di un boss e la moglie cattivissima di un boss. Ma invece nel panorama delle attrici giovani di oggi, chi secondo te veramente dici ah, questa è proprio una brava attrice? Giovanissime, secondo me c'è la Maiorino del Maiorino, che adesso farà la quarta stagione di dell'Amica Geniale. Ah, tu hai fatto pure un episodio, sì. Infatti, pure lì, sì. Lei è molto brava, è un'attrice che si era vista anche in una delle puntate di
commissario Ricciardi ed è brava. Il panorama, devo dire, le attrici oggi sono molto, molto preparate, anche Maria Vera Ratti, questa, insomma, Giovanna Sannino, per dire che brava, che Giovanna è Maritone, Giovanna è brava, sì. Anche lei viene da un percorso teatrale, la stessa Ludovica Coscione, le ragazze che hanno fatto, perché sono ragazze anche. Sì, entrambe, io le conosco bene entrambe, bene, insomma, come si può conoscere, però sono ragazze che hanno anche un mondo al di fuori, quindi sono ragazze in gamba, intelligenti, che sanno quello che vogliono, non, insomma, sono una parte a Mare Fuori. La faresti una parte a Mare Fuori, un ruolo in Mare Fuori 5? No, figurati, cioè, il lavoro dovrebbe essere qualcosa proprio di bello, di particolare, o un'altra cattiva, perché no? Certo, magari un'altra boss. Il mio sogno nascosto, il mio sogno nascosto, a dir la verità, è fare, hai presente Inside Out, il cartone? Sì, sì, cioè, sì, certo, geniale. Un anno mi hanno regalato, mi hanno detto che somigliavo a Tristizia. Io non avevo visto ancora il cartoon, e dico, ma che miseria, cioè devo essere proprio antipatica parecchio per dire che somiglia a questa che si chiama Tristezza. Poi ho visto il cartone e io ho amato immediatamente Tristezza, quindi io vorrei fare Tristezza nel caso in cui si facesse una versione non animata di Inside Out. Beh, è una bella idea questa, parlane con la tua agenzia di Nardo, che magari lo parlano con qualche sceneggiatore, no? Che buttano giù lo script, no? Inside Out, sì, di quello. E poi guarda, il sogno proprio di quelli assurdi, fare un film con gli attori di Bollywood, perché che bello, una commissione con il mondo bollywoodiano, perché c'è qualcosa di partenopeo, dico io, no? Certo, poi tu hai fatto anche la musica, no? Hai fatto anche tante tournée di musica popolare napoletana, quindi ce l'hai nel sangue. Sì. Sai, Nunzia, noi siamo arrivati alla fine del mio tempo, perché io ti volevo intervistare per un pochino di più, perché sai, c'erano tante cose di cui parlare. Però se tu torni, mi concedi un pochino più di tempo, di un blocco solo, io sarò felice di fare una intervista a stile Turchesando, come faccio con tutti i miei ospiti, ci tengo tanto, va bene? Sì, quando vuoi, se sto qua, figurati. Grazie infinite, Nunzia Schiano, non vediamo l'ora di vederti a fare Tristezza nel film che faranno di Inside Out, ragazzi. Grandiosa. Grazie a voi, grazie cara, un bacio a tutti. Bacio. Alla prossima, grazie a Nunzia Schiano. E allora un grazie ancora più grande, ancora più che del solito, alla mia regia video, alla mia regia audio e a tutta Radio Cusano Campus. Tra pochissimo podcast su Spotify e domani su YouTube. Mi raccomando, giovedì non saremo in onda in TV col TNT, solo in radio. Ciao! Turchesando, un programma ideato e condotto da Turchese Baracchi.